Per 1-0 il gol è stato realizzato al 33esimo da De Frelle, un vantaggio meritato. Intanto è iniziato proprio in questo momento il secondo tempo. Dicevamo, è un vantaggio meritato quello di casa, che dopo 20 minuti di sonnecchiamento, diciamo così, hanno cominciato a spingere sull'acceleratore, hanno iniziato a creare occasioni da gol costringendo l'Udinese sulla difensiva, fino ad arrivare poi al meritato gol del vantaggio al 33esimo appunto con De Frelle. Ma il Sassuolo non si è assolutamente accontentato di questo 1-0, ha cercato di chiudere anticipatamente la gara e ha creato almeno 3 palle gol per raggiungere il 2-0, ma non c'è riuscito, soprattutto per la bravura del portiere Carnesis. Dunque vantaggio fin qui meritato da parte della squadra allenata da Eusebio Di Francesco, che oggi è senza 7 titolari, diverse le assenze anche nelle file dell'Udinese, che deve rinunciare a qualche difensore e anche a un paio di attaccanti di un certo rilievo. Ricordiamo ad esempio che manca nelle file dell'Udinese Alfredson, già assente contro la Fiorentina, ed è sostituito da Cone. Manca anche Badu, che non figura nella lista dei convocati, e al suo posto gioca quest'oggi Iancto. Intanto il Sassuolo che si fa vedere sul settore sinistro del campo, c'è un giocatore che va quasi sul fondo, mette in mezzo un pallone che poteva essere invitante, però i due compagni di squadra che erano al centro dell'area sono un attimo in ritardo e il pallone dunque scorre fuori del campo sul fondo. Risultato che rimane dunque di 1-0. C'è un errore però da parte della difesa dell'Udinese con il Sassuolo, che può ripartire subito. Vediamo un giocatore nero-verde decisamente attivo sulla linea di fondo, il pallone però ha superato la linea bianca, dunque si riprende con una rimessa dal fondo per il portiere Carnesis. Siamo al terzo minuto nel corso della ripresa qui al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sassuolo 1, Udinese 0, il gol di De Frelle al terzo minuto, al 33esimo, scusate. Per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Bene, grazie Andrea. Noi, appena tu hai delle novità, ci richiedi la linea e te la ripasseremo tranquillamente. Ci risentiamo allora tra poco con altri. Siete nuovamente collegati con lo stadio Mapei di Reggio Emilia, dove il Sassuolo è sempre in vantaggio per 1-0 sull'Udinese, con gol al 33esimo del primo tempo da parte di De Frelle. 17 minuti del secondo tempo non sono serviti all'uno o all'altra squadra per cercare di realizzare il gol, che per il Sassuolo sarebbe stato quello del 2-0, per l'Udinese quello dell'1-1. Le due squadre hanno avuto comunque diverse occasioni, in particolare l'Udinese è andata vicino al gol con Danilo su colpo di testa, la palla ha sferrato la traversa e è terminata su gol. È stata anche la prima vera occasione da gol per la formazione nero-verde in questa partita, per la formazione bianco-nera in questa partita. Intanto è uscito Ragusa nelle file del Sassuolo, è entrato al suo posto il numero 27 Ricci. Ricordiamo che l'Udinese ha già operato 2 sostituzioni in questo secondo tempo, è uscito Penaranda al 16esimo ed è entrato al suo posto Perica. Per il momento qui dallo stadio Mapei è tutto, vi ricordo ancora il risultato quando ci andiamo al 20esimo della ripresa, Sassuolo 1, Udinese 0, la gara si infiamma perché adesso le due squadre si sono un po' allungate, ci sono degli spazi sia da una parte che dall'altra e sentirete anche dalle urla del pubblico che appunto si creano delle opportunità sull'uno e sull'altro fronte per realizzare altre reti. Gara dunque che si è vivacizzata rispetto al primo tempo, che era iniziato decisamente in maniera soporifera, soprattutto nei primi 20 minuti. Poi il Sassuolo piano piano ha iniziato a carburare, ha preso possesso della metà campo avversaria, ha creato almeno 3 palle gol e poi è arrivato al gol con De Frelle al 33esimo. Alla fine del primo tempo l'1-0 è il risultato che stava anche abbastanza stretto ai neroverdi, che nel finale hanno avuto almeno 3 occasioni per raddoppiare, ma il portiere dell'Udinese Carnesis ha fatto davvero i miracoli salvando la propria porta. Per il momento qui dallo stadio Mapei è tutto, vi ricordo ancora
il risultato, mentre l'Udinese adesso va a battere una rimessa in gioco. Sassuolo 1, Udinese 0 al 20° del secondo tempo. A voi la linea. Siete nuovamente collegati con lo stadio Mattei di Reggio Emilia, ancora 1-0 per il Sassuolo sull'Udinese, mentre proprio in questo momento scocca la mezz'ora del secondo tempo. I neroverdi sono sempre in vantaggio per una rete a 0 con il gol realizzato nel primo tempo al 33° da De Frel. Nella ripresa i ritmi sono decisamente calati, il Sassuolo non ha interesse ad accelerare troppo, anche perché giovedì prossimo sarà in campo per l'Europa League sul terreno belga del Genk, e quindi il tecnico Di Francesco deve cercare un po' di usare le forze dei propri giocatori, e per questo ha effettuato anche un paio di cambi. Vi ricordo che sono usciti Peluso e Biondini, e sono usciti Mazzitelli e Ragusa, e sono entrati al loro posto Pellegrini e Ricci. Tre cambi anche nelle file dell'Udinese, che ha fatto uscire De Paul, Pegnaranda e Terò, ha fatto entrare Evandro, Perica e Zapata. La partita si mantiene interessante, anche se, come detto, non su ritmi elevatissimi. Il Sassuolo cerca di sfruttare gli spazi lasciati dall'Udinese, costretta in qualche modo a scoprirsi per cercare di raggiungere il gol del pareggio. Fino a questo momento i friulani hanno creato un paio di opportunità da gol, una in particolare che abbiamo già raccontato e che ha visto protagonista Danilo con un colpo di testa. La sua palla è finita alta di pochissimo sopra la traversa della porta difesa da Consiglio. Anche il Sassuolo ha avuto le sue occasioni per raddoppiare. Ora gli sforzi maggiori sono da parte degli ospiti, che vogliono assolutamente recuperare questo risultato, e si stanno portando in avanti, costringendo il Sassuolo sulla difensiva. Siamo al 31° nel corso del secondo tempo. Sassuolo 1, Udinese 0 qui allo stadio Mattei di Reggio Emilia. Per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Bene cari amici, continuano gli aggiornamenti qui con la Udinese, Sassuolo Udinese, grazie all'amico Andrea Rughetti di modenanoi.it. Restate sempre in ascolto, perché fra 10 minuti, un quarto d'ora, continueremo, insomma faremo sapere il finale di questa partita. Collegati con lo stadio Mappei di Reggio Emilia, quando mancano 8 minuti alla fine di questa partita, e il Sassuolo sta sempre conducendo per una rete a 0, il gol di De Frel al 33° del primo tempo. Ricordiamo che in questa fase finale della gara l'Udinese si è rivelata molto più aggressiva, il Sassuolo però ha dimostrato grande capacità di gestione del pallone, fioccano le occasioni da una parte e dall'altra, soprattutto in casa Sassuolo al 79°, quindi a 11 minuti dalla fine. Politano ha pescato in area De Frel, grande chiusura di Danilo che ha accompagnato la punta e l'ha costretta al passaggio sbagliato per Peluso. L'Udinese chiude in attacco questa partita, ora c'è un cross, un tentativo in uscita del portiere Consigli, e un giocatore dell'Udinese alle sue spalle non riesce ad arrivare in tempo per dare la correzione vincente al pallone. Questo è finito in calcio d'angolo, l'ultimo a toccare è stato il portiere Consigli. L'Udinese dunque andrà al corner proprio sotto la nostra postazione con il numero 26 Kums. Parte la sua rincorsa, parte anche la parabola, colpo di testa in aria, si crea una mischia, alla fine il Sassuolo riesce a venire fuori dai propri 16 metri con il rosso giocatore centrocampista Biondini, che cerca di servire in avanti verso il compagno di squadra, il numero 9 Iemmello. Il pallone viene messo in fallo laterale. Ricordiamo che le due squadre hanno già operato le tre sostituzioni a loro disposizione. Il tecnico del Sassuolo cerca di gestire i propri giocatori anche in vista della trasferta di giovedì prossimo in Belgio contro il Genk per il secondo turno della fase a gironi della Europa League. Dunque sono usciti Mazzitelli, De Frel e Ragusa, sono entrati Pellegrini, Iemmello e Ricci. Non è cambiata però la disposizione tattica, il Sassuolo rimane sempre con il suo classico 4-3-3. Tre sostituzioni anche per l'Udinese, che ha fatto uscire De Paul,
Peñaranda e Terau, e ha fatto entrare l'ultimo e Wander, in precedenza anche Perica e Zapata. Ora il Sassuolo in avanti con Biondini, cerca uno scambio con un compagno, un tiro da parte di Iemmello centrale da circa 18 metri, il portiere Carnesis blocca il pallone senza troppe difficoltà. Ricordiamo che siamo giunti all'85esimo, dunque al 40esimo della ripresa, il Sassuolo è sempre in vantaggio per 1-0 sull'Udinese grazie al gol di De Frella al 33esimo del primo tempo. Ora l'Udinese, dopo aver corso questo pericolo che abbiamo raccontato, si riversa nella metà campo avversaria alla ricerca del gol del pareggio. Per il momento è tutto, linea allo studio. È finita proprio pochi secondi fa la gara del Maffei Stadium di Reggio Emilia, vittoria del Sassuolo per 1-0, il gol di De Frella al 33esimo del primo tempo. Ora i giocatori nero-verdi vanno sotto la curva alla nostra destra, dove ci sono i tifosi del Sassuolo che ovviamente fanno festa assieme a loro, mentre i giocatori dell'Udinese a capofino vanno sotto la curva dei propri sostenitori per un saluto. Ovviamente l'Udinese è abbastanza arrabbiata per questo risultato che tutto sommato non la premia, per quanto fatto nel corso del secondo tempo, quando i friulani hanno tenuto saldamente nelle mani il gioco e hanno creato dal 20esimo in poi tante occasioni per poter pareggiare questa partita. In pratica un tempo per parte, il Sassuolo nel primo tempo è riuscito a concretizzare almeno una delle tante occasioni da gol, l'Udinese invece nel secondo tempo, pur creando tantissimo, non ce l'ha fatta. È stato un finale al cardiopalma, come non si vedeva forse da tempo qui al Maffei, ma in generale un po' su tutti i campi di calcio. Addirittura ricordiamo che al 44esimo, tra il 43esimo e il 44esimo, l'Udinese ha colpito due traverse. Ricordiamo anche come sono state queste azioni che hanno portato l'Udinese vicina al gol del pareggio. Perica ha concluso al 43esimo di potenza, c'è stata una deviazione di Antei sul legno alto della porta sassolese, una deviazione di Conè messa in angolo da Peluso. Sull'angolo seguente una deviazione in area da parte di Felipe, che ha centrato in pieno la traversa. Il Sassuolo dunque si è salvato con tanto affanno e nel finale ha denunciato chiari limiti di tenuta atletica dovuti un po' alle tante assenze, ai giocatori che sono entrati oggi in campo che non hanno probabilmente i 90 minuti, ci sono tanti giovani che non hanno nemmeno l'esperienza di quelli che sono invece in infermeria, e un po' anche il fatto che forse il Sassuolo nel secondo tempo troppo presto ha pensato di avere vinto questa partita e ha cominciato con la mente a concentrarsi sulla gara di giovedì prossimo contro il Genk in Belgio. Questo è stato un errore che poteva anche costare molto caro. È finita comunque 1-0 per il Sassuolo sull'Udinese per la sesta giornata del campionato di Serie A di calcio. Ripetiamo ancora che il gol è stato realizzato al 33esimo del primo tempo da De Frelle, un tempo per parte, meglio il Sassuolo nel primo, decisamente meglio invece l'Udinese nella ripresa. È tutto qui dal Maffei Stadium, vi ringrazio per averci seguito in questi collegamenti e vi restituisco la linea.